In diverse migliaia la marcia contro la TAV organizzata a Susa nella giornata europea contro le opere inutili. Entro marzo i primi cantieri, annuncia il commissario Virano. Diverse migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Susa contro la TAV. Una giornata di protesta europea, hanno ricordato gli organizzatori, contro quelle che i manifestanti definiscono opere inutili. Ma il commissario straordinario della Torino-Lione, Mario Virano, conferma: entro marzo aprono i primi cantieri. La bandiera dei No TAV sul comune di Susa, atto simbolico a conclusione di una manifestazione, l'ennesima contro un'opera che una parte della comunità valsusina giudica inutile, dannosa, spreco di risorse pubbliche. La cronaca in migliaia dall'autoporto a Susa, un'oretta di marcia per rimettere nuovamente al centro la sensibilità popolare, forse troppo trascurata fin dall'inizio di questa vicenda. Noi siamo stati esclusi dall'osservatorio. Non ci hanno quindi considerati come interlocutori. Riteniamo di aver detto sempre le stesse cose in modo abbastanza chiaro. Vogliamo esprimere le nostre opinioni anche nei tavoli istituzionali. Una protesta allargata, stavolta a livello europeo. La fanno a Bayonne, nel Paesi Baschi francesi, e la fanno a Stoccarda, in Germania, sempre contro le grandi opere inutili che per ognuno di noi rappresenta qualcosa, ecco. Quindi voglio dire, e c'è anche Terzigno, che sempre in questo momento c'è una manifestazione che raggruppa tutto il sud, cioè noi facciamo veramente squadra e facciamo veramente massa critica, ecco. Il tempo incalza rispetto ad un contesto europeo e nazionale. Sì, gli impegni con la Commissione europea si fanno stringenti, è noto. Bruxelles chiede sostanzialmente il rispetto di due impegni, uno di carattere strettamente politico, che è il rinnovo dell'accordo del 2001 da farsi nelle prossime settimane tra Italia e Francia, e nei primi mesi del 2011 l'avvio dei cantieri della galleria geognostica della Maddalena, analogo alle tre che sono già state fatte e finite in Francia. Il tutto è però subordinato dall'evento politico. Stiamo per esempio aspettando da tempo la convocazione a Roma del tavolo istituzionale di Palazzo Chigi, che deve servire per definire gli accordi finali tra governo e comunità locali, e ovviamente dovremo riaggiornarla dopo il 14 dicembre e dopo che si vedrà l'esito del voto di fiducia.